conoscere gli ambienti e le caratteristiche di due laghi, chiediamo la collaborazione di un guardiaparco delle aree protette dei parchi delle Alpi Cozie. Davide, dove ci troviamo? Qui siamo alla partenza del sentiero che ci porta al Lago Nero e al Lago Fauri. Siamo in Alta Valtroncea. Dopo una prima parte della salita si raggiungono degli ampi spazi dove il lavoro dei ghiacciai ha creato numerose vallecole e conche dove possiamo trovare i nostri due laghi, il Lago Nero e il Lago Fauri. Ma i laghi sono solo una bella meta da raggiungere o in realtà nascondono qualcosa d'altro? Se da una parte siamo contenti di raggiungere questi posti per la loro bellezza paesaggistica, quando raggiungiamo le sponde di questi laghi dobbiamo anche essere consapevoli che abbiamo davanti un vero e proprio ecosistema con molte peculiarità sia sotto il pelo dell'acqua che al di fuori e sulle sue sponde. Dobbiamo infatti pensare che ci troviamo a quote molto alte dove gli inverni sono molto rigidi, dove la superficie dell'acqua è ghiacciata e coperta di neve per molti mesi all'anno. Quindi la vita che approfitta dei laghi alpini ha sviluppato numerosi adattamenti per poter sopravvivere in queste condizioni estreme. Infatti, nonostante queste difficoltà, se ci fermiamo un attimo ad osservare, ci rendiamo conto che sotto il pelo dell'acqua effettivamente c'è vita, ci sono colori e movimenti. Quindi, se guardiamo con attenzione nell'acqua, potremmo vedere qualcosa? All'interno dell'acqua potremmo vedere dei piccoli organismi che formano quello che viene chiamato plankton. Il plankton? Sì, proprio lo stesso plankton che sentiamo sempre nominare quando si parla del mare, c'è anche nei laghi alpini. Poi potremmo vedere delle larve di insetti che si muovono sul fondo dell'acqua. Oppure, se siamo più fortunati, potremmo anche vedere delle rane o anche i loro girini che nuotano all'interno dell'acqua. Rane, ci puoi raccontare qualcosa di più? Ad esempio, il lago Fauri è uno dei siti di riproduzione più alti che si conoscono nella zona per quanto riguarda la rana temporaria. In altri laghi abbiamo incontrato anche dei pesci. Spesso, osservando quello che si muove sotto il pelo dell'acqua, potremmo notare anche la presenza di pesci, che però è bene sapere
che nella maggior parte dei casi sono lì perché sono stati portati dall'uomo per poter esercitare la pesca. È possibile accorgersi di altre curiose creature? Osservando anche la superficie dell'acqua potrebbe capitare di incontrare degli insetti pattinatori che tecnicamente si chiamano gerridi, che si muovono pattinando sul pelo dell'acqua. E se durante le nostre osservazioni teniamo anche le orecchie aperte, potremmo anche sentire il fischio della marmotta o addirittura anche il canto della pernice bianca che popola i dintorni di questi laghi. E poi non è difficile, salendo e percorrendo i dintorni del Lago Nero e del Lago Fauri, vedere anche dei camosci. Questi ambienti sono davvero particolari, ma accanto agli animali si può scorgere dell'altro? Se ci concentriamo sulle sponde dei laghi, notiamo anche la presenza di una flora particolare che si è adattata a sopravvivere in suoli ricchi di umidità. Un esempio sono gli eriofori, che formano quei caratteristici ciuffi bianchi che sembrano cotone, che possiamo vedere sulle sponde dell'acqua o in altre zone umide di montagna. Quando si visitano posti come il Lago Nero e il Lago Fauri, verrebbe voglia di non scendere mai, ma purtroppo è giunta l'ora di tornare a valle. Insieme alla bellissima esperienza per il paesaggio in cui siamo stati e per le osservazioni di animali che ci è capitato di fare, porteremo a casa anche la consapevolezza che i frammenti di cielo che troviamo sulle Alpi sono anche loro ricchi di vita.